Carissimi lettori italiani, sono Luis Prat, l'autore di La bambina dell'isola. La storia che hai tra le mani è inventata. Tutti i personaggi del romanzo sono di fantasia, ma il racconto rispecchia la realtà dell'isola di Lampedusa. Un'isola che negli ultimi 20 anni ha visto arrivare sulle sue spiagge più di 300.000 uomini, donne e bambini che fuggivano dalla guerra e dalla fame in cerca di un mondo migliore. La storia dei Camberii mi è stata ispirata da un avvenimento reale che ha per protagonista il signor Pietro Bartolo, il dottor Pietro Bartolo. Dunque, nel 2016 è arrivata a Lampedusa una bambina di 9 mesi. Si chiamava Fabur ed era orfana. Sua madre era morta annegata durante la traversata del Mediterraneo quando il barcone su cui viaggiavano si era rovesciato. Il dottore Pietro Bartolo l'ha ricevuta all'arrivo in porto e ha fatto quello che credeva suo dovere fare. Ha chiesto di adottarla. Come spiega il mesmo dottor Bartolo nella bellissima prefazione che ha scritto per il romanzo. Alla fine il suo desiderio non ha potuto realizzarsi, ma la sua foto insieme a Fabur è stata pubblicata sui giornali e ha fatto il giro del mondo. Il giorno dopo, centinaia di famiglie italiane si sono offerte di adottare Fabur. Oggi i suoi genitori adottivi dicono che Fabur è stata un dono del cielo. Questo è il romanzo e questo è la storia inventata per me. Il romanzo vuole riflettere questa realtà e ricordare un detto della gente di mare: i naufraghi si aiutano sempre, altrimenti non potremmo chiamarli esseri umani. Spero che i lettori italiani apprezzino il romanzo. Grazie.